Ciao, sono Margherita, benvenuti in questo canale. Se mi conoscete forse avete notato che sono sparita per un mese. E sono sparita per un mese perché ho fatto il mio sito, il mio portfolio blog, che vorrei farvi vedere in questo video e vorrei anche parlarvi in questo video del mio percorso con l'arte, che potrebbe essere utile se siete interessati all'arte o se siete curiosi semplicemente, ma in particolare vorrei un po' parlare di questo stereotipo dell'artista che ha fame, the starving artist, e quindi se vi interessa continuate a guardare questo video fino alla fine. Inizierò semplicemente parlando sul mio sito e poi vi parlerò del mio percorso. Quindi questa è la home page, io uso questo setting che è il setting notturno. Se non lo volete potete cliccare su questo simbolo, mi pare che il sito si apra in bianco così, però se cliccate sulla luna diventa nero. A me piace il nero perché mi protegge gli occhi principalmente, ma anche perché mi piace l'effetto del colore brillante contro il nero, e questa è la cosa che preferisco di questo tema WordPress, mi piace molto. Comunque qua quando aprite vedete che c'è questa immagine di copertina che cambierò perché non ha un aspetto molto bello in un schermo piccolo, nel telefono sembra tutto un po' claustrofobico, e quindi vorrei mettere una foto che scatterò prossimamente, che sarà in un corridoio. Ho una commissione per un murale in un corridoio e quindi la foto si presterà molto bene per questo genere di formato, però per il momento questa qua contiene un po' di tutto di quello che ho fatto negli scorsi anni. Quindi ci sono adesivi, gesso su strada, c'è una tela, c'è un disegno a penna, un disegno digitale, un armadio colorato con un elefante, una palla di carta pesta colorata con una chiocciola, la mia auto che non ho più, e un muro con un disegno di gesso, anche questo. Normalmente non si fanno disegni di gesso sui muri, però in questo caso qua la casa stava per essere demolita e quindi mi hanno chiesto di decorarla e ho usato i gessi perché mi piace l'effetto di sfumatura che danno e anche la tonalità mi piace molto. Comunque qua nella home potete trovare la parte che spiega chi sono, i tag, il mio negozio Etsy e altre cose qua, varie cose. E qua trovate le categorie, quindi questo portfolio è un blog, nel senso che le pagine sono post e quindi possono avere dei tag che poi possono essere raggruppati in categorie. Quindi se io per esempio clicco su All Art, che è la pagina principale di questo blog in cui si vedono tutti gli articoli assieme, vedo che ci sono questi tag in alto in ogni articolo e queste sono le categorie. Ho messo diverse categorie per ogni post perché mi piaceva un po' l'effetto così. Molte hanno il tag travel perché molte sono fatte mentre viaggiavo, e per chi non mi conosce, negli scorsi 4 anni ho viaggiato a tempo pieno ed è qua, in questi anni, che ho iniziato veramente a dipingere e fare arte e voler essere un artista. E poi qua in alto, in questa pagina, trovate le tre categorie principali che io vorrei presentare in questo sito per trovare commissioni. Quindi i murali, i mobili e i pannelli. I pannelli sono utili nel momento in cui magari si vorrebbe un piccolo murale, però non si è molto convinti col carattere permanente del murale, perché ovviamente non è che il murale poi si può spostare dalla stanza, non lo so, però con il pannello si può anche ridistribuire i mobili nella stanza, si può spostare il pannello, oppure quando ci si trasferisce si può portare il pannello con sé, e quindi i pannelli sono una cosa interessante. Queste tre categorie sono le categorie con cui vorrei lavorare nei prossimi mesi, e ho già trovato due commissioni per i murali grazie al sito, quindi sono molto contenta di averlo fatto. E in questo menu a cascata, non volevo mettere troppe voci nel menu, in questo menu a cascata trovate altre categorie. Tutte queste voci sono comunque categorie, non sono pagine, e quindi raggruppano, ad esempio se clicco su mural, raggruppano tutti gli articoli con il tag mural. E per cui ad esempio se vi faccio vedere uno, ad esempio questo qua è quello che ho fatto, questi sono i murali che ho fatto nel 2020 perché sono riuscita a viaggiare i primi 3 mesi del 2020 prima che scoppiasse proprio la pandemia in modo folle, e quindi ho dipinto un po' in India. E poi c'è l'effetto galleria, quindi se cliccate su una foto potete vederla un po' ingrandita. Questa non c'è molta risoluzione, in realtà devo un po' imparare a fare buone foto dei miei lavori, perché è una cosa su cui molto spesso diciamo non mi soffermo. Comunque per esempio qua furniture, vi faccio vedere un'altra categoria, poi parliamo di altro.
qua ci sono tutti i mobili, questo è l'articolo con i mobili da giardino che ho fatto nel 2020, questi sono i mobili da interni che ho fatto nel 2020, e questo è il primo mobile che ho dipinto, che è un elefante su un armadio che copre tutto il muro, e questi sono i clienti, sono dei miei amici. Qua c'è anche il timelapse, quindi è anche collegato al mio canale YouTube, il canale di arte, non questo canale, un altro canale che è Space Cows Art, se vi interessa. Ho solo 16 iscritti al momento perché è molto nuovo. E poi, altre cose che ho da dire su questo... Ah sì, ci sono anche tantissimi altri progetti che devo ancora caricare sul sito, però per il momento mi fermo qua, quindi le categorie di progetti che ho sono quelle che mi preme di più mostrare alla gente, perché vorrei trovare commissioni relative a queste categorie. Ce ne sono anche altre che vorrei inserire presto, tipo la rilegatura di diari giapponesi, la rilegatura, scusate, modello giapponese dei diari, perché è una cosa che mi piace molto, e potrei anche offrire workshop su questa cosa. Posso offrire workshop sulla cartapesta, che è un materiale fantastico perché è molto versatile, facile da dipingere, facile da fare, economico. Si può fare in tantissimi modi diversi, si può costruire di tutto con la cartapesta, quindi mi piacerebbe molto lavorarci, ed è per questo che ho fatto questo articolo solo su oggetti di cartapesta. Questi sono oggetti che ho creato nel mio furgone quando vivevo in Canada. Avevo questo furgone a disposizione, e questa è una clip di, appunto, dell'interno del furgone, di com'era, che mi è stato dato questo furgone così per un paio di mesi, 2 o 3 mesi, per viverci e per viaggiare in Canada. Sono stata molto fortunata e lo usavo come workshop, quindi avete visto che avevo dell'argilla, il gesso, avevo le mie forme per fare la cartapesta. Comunque sì, questo era quello che volevo dire. Gli altri progetti non li sto caricando ancora perché, appunto, devo fermarmi qua, ho altro da fare, però presto aggiornerò il sito e quindi posterò molti, molti più progetti. E adesso vorrei parlarvi della questione dell'arte, del mio percorso con l'arte, perché credo che potrebbe essere interessante, nel senso che sicuramente non sono l'unica ad avere un percorso simile, in particolare in Italia, in cui le cose sono effettivamente più difficili che altrove, e quindi vorrei un attimo parlare di questo, nel caso che magari qualcuno che sia più giovane di me stia guardando questo video, o anche nel caso che, non lo so, anche una madre, una madre, un padre stia guardando questo video, magari potrebbe essere utile per capire come gestire la passione di magari un figlio o una figlia per quanto riguarda l'arte. Perché in Italia la questione è che se si vuole fare l'artista o se si è appassionati di arte, ci si sentirà dire in continuazione che un artista non troverà lavoro e quindi farà la fame. C'è questo stereotipo dell'artista affamato, in sostanza, ed è di questo che vorrei parlare principalmente. E per iniziare vorrei raccontarvi un po' del mio percorso. Quindi sono sempre stata appassionata, e a un certo punto, quando dovevo fare il liceo, i miei mi hanno mandato a un liceo d'arte, a un istituto d'arte, e quindi sono stata molto fortunata perché i miei, anche se pensavano che, anche loro ovviamente pensavano che gli artisti ce l'hanno molto dura, hanno deciso di darmi la possibilità di studiare arte. E quindi sono stata molto fortunata, tra l'altro non in tutti gli stati, non in tutte le nazioni abbiamo la possibilità di studiare arte così giovani, perché di solito il liceo è, di solito, in molti stati il liceo è uguale per tutti, o quasi uguale per tutti, e poi si sceglie arte, medicina, legge, o che ne so io. Per cui quando sono uscita dal liceo avevo il dilemma era: come faccio a immaginarmi di lavorare nel momento in cui voglio fare arte, o comunque qualcosa di creativo? E le possibilità ovviamente sono diverse, ci sono opportunità per chi vuole lavorare con i video, ad esempio, o con la fotografia, magari. E nel mio caso ho scelto il graphic design, perché anche grazie ai miei, anche mi hanno aiutato un po' a capirmi, e avevo scelto il graphic design perché pensavo che è l'ideale per unire creatività a qualcosa che mi può dare un lavoro. Poi in realtà ho studiato questo graphic design per un paio d'anni a Venezia, per poi scoprire che non posso stare al computer così a lungo, e quindi ho continuato a studiare e sono andata a studiare all'Accademia, sempre a Venezia. E lì il problema era che ero molto insicura sulla mia arte, forse anche perché intorno a me c'erano così tanti bravissimi artisti e tutti dicevano che non solo
non solo bisogna essere bravi artisti, ma bisogna anche sapersi vendere, che è una cosa, è veramente una sfida per una persona introversa come me. E quindi pensavo, ok, non voglio fare l'artista, mi ero già arresa in partenza, però comunque stavo studiando arte. E quando mi sono laureata ho trovato lavoro subito nell'ambito dell'arte contemporanea ad alto livello, e quindi sono stata, teoricamente, sono stata fortunata. Credo di essere stata fortunata perché l'esperienza mi ha aperto gli occhi per quanto riguarda il significato e il valore dell'arte. Quello che ho capito lavorando nell'arte contemporanea è che l'arte, per me, che sono un idealista, dovrebbe essere qualcosa che migliora la società. Però in un ambiente come quello dell'arte contemporanea di alto livello, dove girano tanti soldi, è pieno di corruzione e quindi la cosa non funziona. Ho resistito un anno e non dico che tutti fossero corrotti, però c'era sempre la tentazione, insomma, e siamo esseri umani e molti di noi magari sono un po' in difficoltà perché comunque in Italia la vita è un po' più difficile, diciamo, che altrove, e quindi è facile lasciarsi corrompere. Ma detto questo, in sostanza, poi sono scappata da questa situazione in cui, ok, non vi parlerò dei dettagli di questa situazione perché ci sono altre persone coinvolte, però poi ho iniziato a viaggiare e in quel momento non volevo avere a che fare con l'arte, veramente. Avevo però un grande desiderio di esprimermi e quindi continuavo a disegnare, a dipingere, continuavo a fare piccole illustrazioni. E pian piano, durante i miei viaggi, siccome viaggiando si viene in contatto sempre con persone che ci aprono la mente, ho conosciuto molti artisti, galleristi, appassionati di arte, che erano persone molto genuine e mi hanno mostrato come l'arte può essere, può ancora incontrare l'ideale che ho nella testa, in sostanza, di strumento per migliorare la società e per migliorare anche la salute mentale della gente, nel senso che la bellezza, secondo me, la bellezza è super collegata all'emozione dell'amore, è un'emozione molto simile, se ci fate caso, quando vediamo qualcosa di bellissimo, anche non necessariamente, anche non eccezionale, anche quando qualcosa di... una combinazione cromatica molto bella o non lo so, qualcosa che ci piace visivamente, molto spesso il sentimento che proviamo è molto simile a quello dell'amore, che è un sentimento molto positivo di cui abbiamo tutti bisogno e quindi senza il quale andiamo un po' fuori di testa, per cui secondo me l'arte è fondamentale per la società, per un miglioramento della società in particolare. Però appunto questa cosa è completamente in conflitto con l'idea di arte che c'è in generale, in particolare l'arte in cui ho lavorato, il mondo dell'arte in cui ho lavorato io, il mondo dell'arte in cui mi sono anche interessata mentre studiavo all'università o all'accademia, che è il mondo dell'arte di cui più si parla, diciamo, il mondo dell'arte contemporanea, quello della banana attaccata al muro di Cattelan, in sostanza. Quello, ok, questo tipo di arte è arte concettuale e anche l'arte concettuale dovrebbe avere lo scopo di migliorare in qualche modo la società, facendoci pensare, facendoci ragionare sulle cose, però purtroppo non è spesso così. Per cui, non penso di voler più parlare di arte contemporanea in realtà, perché non è che mi piaccia come argomento, però parlando della questione di fare l'artista, ho conosciuto molte persone che mi hanno dato dei consigli molto giusti, persone che sono stati dei role model per me, e ho conosciuto ad esempio, mi ricordo questo artista visionario, canadese, un uomo di 70 anni, proprio un originale hippie. Lui fa dei dipinti spettacolari, magari metto il link qua sotto, lo adoro quest'uomo, e mi diceva che comunque è molto difficile guadagnare come artisti. E lui faceva in particolare tele, quindi lui faceva, meditava la mattina, andava nel suo studio alle 8, che era separato dalla casa principale, in cui vive la moglie, i figli, eccetera. Va nel suo studio, medita e poi dipinge proprio, come si dice, intuitivamente. E poi a mezzogiorno finisce, ogni giorno per lui è così. E solo che appunto facendo questi dipinti non è così facile campare, perché non è che si incontra una domanda in un certo senso. È possibile che qualcuno veda i propri quadri e se ne innamori e li voglia comprare, è molto possibile. Io li avrei comprati i suoi quadri, ad esempio, però... Però l'ideale per me, da quel che ho capito per me, è incontrare una domanda appunto alla mia offerta, e quindi per me le commissioni sono quello che voglio fare, e in particolare commissioni di murali, perché ho scoperto una passione nel dipingere
sui muri e sui mobili in particolare, e decorare superfici in generale. È chiaro che in Italia le cose sono un po' più difficili perché comunque girano meno soldi, perché la gente in generale non vuole pagare le tasse, siamo molto più individualisti che in altri paesi, e quindi non è così facile trovare qualcuno che è disposto a pagare per una pittura murale, però è possibile, non è impossibile. C'è una ragazza che ho conosciuto in Spagna che per esempio lo sta facendo credo in Italia adesso, che è molto brava. E questa è solo una delle idee in cui possiamo diciamo, far incontrare l'offerta della nostra arte con una domanda e creare un servizio che può veramente beneficiare qualcuno, insomma. E se state guardando questo video, ricordatevi, se incontrate dei giovani artisti, di non dirgli che le cose sono difficili, cioè ricordatevi di non fare questa cosa, perché è deleteria per una mente giovane, secondo me. E veramente ci si sente abbattuti in partenza, non è bello, quindi non fatelo, incoraggiateli se potete. Il mio percorso con la mia arte è stato un po' difficile perché sono stata incoraggiata abbastanza in passato, devo ammettere, però a un certo punto ho iniziato a prendere un po' di batoste. Avevo ad esempio un moroso a cui veramente dava fastidio che io studiassi arte, e il che veramente mi ha buttato giù, e una volta mi ha chiesto, mi ricordo, ma cosa vuoi fare nella vita? Cioè che lavoro vuoi fare? E io ho detto, ma non lo so, cioè non so, che ne so, forse potrei fare qualcosa di tipo oggettistica, creare oggetti, venderli. E mi ha risposto, la mantenuta. E lui era sempre così super negativo sull'arte. Poi sono stata anche rifiutata all'Accademia di Arte di Vienna, quando ho provato a entrare, anche se il mio portfolio era molto, molto bello, e il motivo era che, essendo gratuita, arrivano artisti bravissimi da ogni dove, in particolare dai paesi balcanici, in particolare dai paesi balcanici, e questi artisti sono bravi, cioè sono artisti bravi, e quindi c'era un casino di artisti in lista e purtroppo io non sono riuscita a entrare in accademia, e la cosa mi ha buttato giù molto, mi ricordo, al periodo, e sono stati un po' di anni in cui mi sono sentita molto abbattuta per quanto riguarda la mia arte, e sono riuscita a riprendermi viaggiando, appunto conoscendo queste persone che sono stati esempi per me e mi hanno incoraggiato molto, e poi ho semplicemente... ho iniziato a non poter più ignorare questo desiderio di esprimere questa forza creativa che ho in me, che non può star zitta, cioè non c'è verso. E quindi niente, praticamente adesso sto cercando di superare le mie ultime barriere, le mie ultime insicurezze, che sono ancora qua, sono ancora con me, purtroppo. E anche per il mio prossimo progetto sono molto in ansia, sinceramente, e il fatto è che sono ancora una principiante con queste cose, cioè i miei murali in tutto saranno tipo 8 murali in tutta la mia vita, credo, cioè ho cominciato nel 2018 comunque, considerando che l'anno scorso non ho potuto lavorare, però cerco di ricordarmi che solo buttandomi posso migliorare e posso veramente superare questa mia insicurezza grazie al fatto che posso vedere miglioramenti. Il problema è quello, l'insicurezza ci può veramente congelare, ci può impedire di metterci alla prova, il che è tremendo. Nel mio caso, ad esempio, vedo questi artisti fantastici su Instagram, ad esempio, e penso, ah, perché le mie cose non hanno questo aspetto? E poi però, cioè, mi dimentico completamente che in realtà le mie cose sono veramente belle paragonate a altre cose, ad esempio, ma anche senza paragonare, io sono in una fase del mio percorso che è effettivamente abbastanza all'inizio, perché sono appunto solo 3 anni che dipingo sui muri, e in più sono passata attraverso tutta questa serie di ostacoli nel corso dei miei anni, però so che quello che dovrei fare è semplicemente buttarmi e fare più progetti possibile per migliorare e per finalmente arrivare a un punto in cui sono soddisfatta del mio lavoro. E, al momento sono a volte soddisfatta del mio lavoro, non sempre. Sono più le volte in cui non sono soddisfatta del mio lavoro, al momento, purtroppo. Però spero di superare questa cosa, insomma, man mano che miglioro, perché vedo che più miglioro, più la cosa migliora. Non è una cosa che...
che rimarrà nella mia testa con così tanta forza, non rimarrò sempre così tanto insicura se continuo ad allenarmi. La questione dell'artista che muore di fame, molto spesso, ci spinge a non investire le nostre energie e il nostro tempo a cercare di migliorare la propria arte, almeno questa è l'esperienza che ho io, per cui appunto se vi capita di conoscere una persona giovane che vuole fare l'artista, incoraggiatela, per favore. Detto questo, ringrazio anche tutte le persone che mi hanno incoraggiato nel corso degli anni, e in particolare una persona che mi ha veramente aiutato a superare certe barriere e che non so se ne è al corrente, non credo che guardi i miei video, però il professor Mainenti dell'Accademia di Venezia mi ha dato veramente, veramente una grande spinta e ne sono molto grata, e anche se non ci sentiamo più, ho sempre un bel ricordo di questa persona. Comunque, detto questo, io adesso chiudo. Se avete domande, cose del genere, fatemi sapere. Ho anche un piccolo annuncio da fare, in realtà, pensavo di fare un video a parte solo su questo annuncio, però vorrei dire che in questo periodo non farò così tanti video perché ho cambiato idea sulla mia attività su YouTube. Avevo l'idea di farmi monetizzare, diciamo, tra agosto e novembre. Volevo davvero farmi monetizzare, arrivare ai 1000 iscritti e alle tot ore di visualizzazione, che non mi ricordo neanche quante siano, per farmi monetizzare, diventare YouTuber, eccetera. Però mi sono resa conto che il gioco non vale la candela. È molto simile a fare graphic design, perché devo stare veramente ore al computer a editare, e anche a pensare a cosa fare nei video. E sinceramente ho iniziato a fare video perché volevo mettere informazioni sui dreadlocks su internet in italiano, e questo l'ho fatto in un certo senso, nel senso che il grosso delle cose che so ormai l'ho offerto. E ho notato che il mio obiettivo, ovvero di diffondere un po' la cultura dei dread, effettivamente ha funzionato, nel senso che sembra che molte più persone in Italia siano interessate ai dread, e la cosa mi rende molto felice. Spero che questa cosa, questo nuovo interesse, possa abbattere gli stereotipi delle persone con i dread che non si lavano, che non trovano lavoro, che ne so io. Quindi sono molto ottimista su questa cosa, però non mi concentrerò più così tanto sui video, perché ho deciso che non mi interessa se posso essere monetizzato o no, perché gli youtuber italiani veramente non prendono tanti soldi e il gioco non vale la candela, perché dovrei fare investimenti. Se volessi più iscritti, dovrei migliorare la qualità dei miei video, che significa comprare delle luci, comprare un microfono, forse comprare anche una telecamera, un cavalletto, e che ne so io. Cosa che non voglio fare, non solo perché non voglio investire in questa cosa, ma anche perché non voglio accumulare oggetti. Per cui lascio un po' stare questo piano di fare la YouTuber al momento, e vorrei concentrarmi su cose un po' più pratiche che mi danno un po' più di soddisfazione. D'altro canto però continuerò a aggiornare questo canale, perché principalmente, sinceramente, perché mi piace la risposta che ha la comunità di YouTube. YouTube mi ha aiutato tantissimo per molte cose. Una cosa è la capacità di parlare a sconosciuti o parlare a una telecamera. Comunque non sono bravissima, però sono migliorata molto. E poi un'altra cosa è, mi ha messo in contatto con persone fantastiche che sono ancora in contatto con me, nel senso che ci scriviamo spesso. E vorrei anche continuare a aggiornare queste persone qua, e magari anche conoscere altre persone che sono così, così carine come quelle che ho già conosciuto, fare nuove amicizie sì, e basta. E poi spero di poter aiutare anche qualcuno che è in situazioni simili alla mia, ad esempio con questa situazione dell'arte, magari persone che sono appassionate all'arte ma magari non si fidano. In questo caso potrei anche consigliarvi un libro che mi ha aiutato tantissimo a essere un po' più sicura di me stessa e a darmi il coraggio di iniziare a chiedere commissioni o offrire il mio servizio, ed è La via dell'artista di Julia Cameron. È un libro fantastico, è praticamente un corso e dura mesi ed è veramente utile. Comunque, detto questo, basta, credo di aver detto tutto, e ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi piace il sito, e basta, ciao.